Platone, nel settimo libro della Repubblica, espone il celebre mito della caverna. Esso rappresenta una sorta di compendio del pensiero platonico in tutte le sue componenti fondamentali, da quella metafisica, legata cioè alla dottrina dell'essere, a quella gnoseologica, legata alla teoria della conoscenza, e a quella etico-politica, con riferimento dunque alla virtù come conoscenza e al ruolo del filosofo all'interno della società. Tuttavia, secondo questo mito platonico, tutti gli esseri umani sono come dei prigionieri incatenati fin dalla nascita all'interno di una caverna. Tale è il mondo della doxa, ossia dell'opinione fondata su sensazioni ingannevoli perché limitate. Comunque, questi ultimi sono costretti a guardare verso la parte di fondo di questa caverna, volgendo le proprie spalle all'entrata. Dietro di loro questa caverna si apre verso la luce, con un fuoco che brucia ad una certa distanza tra il fuoco e i prigionieri. Si alza un murricciolo, dietro esso passano di continuo diversi uomini che portano statuette, vasi, figure di animali o comunque altri tipi di oggetti fabbricati sempre in legno e in pietra, facendoli sporgere al di sopra di questo muretto. Così facendo, i prigionieri non vedono che solamente le ombre, dunque, di tali oggetti proiettate sul fondo della caverna. Platone, tuttavia, nel mito pone il caso che uno di essi, liberato dalle catene, fosse costretto ad alzarsi, voltarsi e a camminare, volgendo i propri occhi verso la luce. In un primo momento, colui che noi ormai potremmo chiamare ex prigioniero, sarebbe ancora portato a ritenere che l'unica vera e sola realtà siano le ombre e non gli oggetti che adesso vede confusamente a causa dell'eccessivo chiarore della luce. E se poi fosse addirittura spinto al di fuori della caverna, ossia nel mondo reale, chiamato anche episteme, certamente soffrirebbe per la luce abbagliante del sole e proverebbe un fortissimo dolore agli occhi. L'unico rimedio sarebbe allora adattarsi gradualmente alla nuova visione. E dopo le ombre, egli dovrebbe cominciare a guardare le immagini delle cose riflesse nell'acqua e poi le cose stesse. Successivamente, dopo che i suoi occhi si fossero abituati meglio alla luce, egli potrebbe guardare la luce degli astri, la luna e il cielo di notte. Soltanto alla fine, dopo un adeguato tirocinio, egli potrebbe provare a guardare il sole stesso e non soltanto le sue immagini riflesse. Il lungo percorso compiuto verso questa luce, verso la luce, gli farebbe riconoscere il sole come signore del mondo visibile, causa di tutte quelle cose di cui lui e i suoi compagni all'interno della caverna non vedevano che l'ombra, considerando la verità. Su questa via, dunque, possiamo sin da subito individuare una prima analogia con il film The Matrix, il cui percorso verso la realtà, narrato appunto da esso stesso, non è che un chiaro riferimento al mito del filosofo greco. Infatti, così come gli uomini di cui parla Platone sono incatenati all'interno di questa caverna e le ombre sono l'unica realtà che si vedono, nel film Matrix l'intera umanità è invece controllata dalle macchine, che tiene prigionieri sia uomini che donne, per trarre l'energia necessaria per sopravvivere. Tutti gli esseri umani sono infatti convinti di vivere nel mondo reale, così come l'hanno sempre conosciuto, ma in realtà essi sono connessi ad un sistema informatico chiamato appunto Matrix, che invia al cervello impulsi elettrici convincendoli di essere circondati da un mondo che in realtà non esiste più da centinaia di anni. Così come d'altronde le ombre degli oggetti proiettate sulla parete di fondo della caverna che fanno credere agli uomini che effettivamente l'unica realtà esistente sia quella e nessun'altra. Possiamo dunque ben notare come tutto ciò che circonda questi uomini è finzione e nulla esiste per davvero e pertanto, perciò, la realtà è manipolabile. Questo è il mondo che esiste oggi. Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA. IA vuol dire intelligenza artificiale. La cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo. Neo, un hacker interpretato da Keanu Reeves, viene contattato da alcuni dissidenti, sia uomini che donne, che sono già riusciti a slegarsi, liberarsi da Matrix, ossia da questo mondo fittizio, diremmo mondo sensibile, dominato da questa intelligenza artificiale. Così, dopo aver ingerito la fatidica pillola rossa offerta da Morpheus, intraprende anche lui questo viaggio verso la verità. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale.
Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Innanzitutto è evidente come, a mio parere, questo film ci pone di fronte ad alcune considerazioni fondamentali, ossia il problema del reale e quindi cosa è vero, come abbiamo potuto ben vedere nella scena. Il problema del libero arbitrio e quindi sono davvero libero. Il problema della scelta nel libero arbitrio e quindi sono davvero libero di scegliere. Tuttavia la prima reazione di Neo è di incredulità, rabbia, desiderio di ritornare nella caverna, nella realtà confortante di Matrix, dove ognuno svolge il proprio ruolo e dove i propri sensi sono appagati da immagini accattivanti, da gusti, profumi, contatti, suoni piacevoli e familiari. Analogia anche questa con il prigioniero descritto dal nostro Platone, che una volta volto il suo sguardo fuori dalla caverna, ossia verso la luce, ne resta anche egli abbagliato e stordito. Possiamo ricollegare tuttavia interrogativi posti in evidenza precedentemente inerenti alla scena vista e questo senso di smarrimento, talvolta paura e dubbio che travolgono l'uomo, a delle parole espresse nel mito, nel quale infatti leggiamo: che cosa credi che risponderebbe se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? E se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è, non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? Questo anche perché una volta vista la luce abbagliante del sole e il conseguente dolore, dunque, agli occhi provato appunto dal prigioniero, questa gli farebbe distogliere spontaneamente lo sguardo per guardare quegli oggetti che egli è abituato a vedere senza provare alcun dolore. Apparirà tutto assurdo. Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità. Smettila! Fammi uscire! Fammi uscire! Me ne voglio andare! Tranquillo, Neo, non ti agitare. Toglimi quell'affare! Levami le mani di dosso! Stammi lontano! Statemi lontano! Non mi fido di voi! Non mi fido! Non mi fido! Sta crollando! Respira, Neo, respira a fondo! Se potessi, davvero lo farei. Tuttavia, l'impulso verso la verità ha il sopravvento e il giovane hacker decide di proseguire il suo viaggio. Riconosciuto come l'eletto da Morpheus, Neo è destinato a salvare tutti gli uomini. E dopo aver accettato, quindi, di uscire dalla realtà virtuale di Matrix, egli si sottopone ad un addestramento che lo renderà idoneo, lo farà abituare a questo tipo di realtà e gli permetterà di affrontare i terribili guardiani, ossia coloro che, pur conoscendo la verità, farebbero di tutto pur di difendere il mondo illusorio creato dalle macchine. Questo tipo di addestramento è analogo, d'altronde, al percorso di adattamento perseguito dal prigioniero liberato della caverna, che infatti gradualmente raggiunge la conoscenza vera. Passando prima attraverso le sensazioni, le apparenze, poi attraverso lo studio della matematica, della proporzione, arrivando infine alla conoscenza delle idee stesse, come il bello, il giusto, il bene, il cui sole ne è infatti un'allegoria. D'altronde, infatti, tale percorso non è che inoltre l'inizio del faticoso itinerario educativo del filosofo. Comunque, contemporaneamente, in relazione a tutto questo, leggiamo:
giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere. Non potrebbe, certo, rispose, almeno all'improvviso. Dovrebbe, credo, abituarvisi se vuole vedere il mondo superiore. Di che cosa aspetti? Sei più veloce di così. Non pensare di esserlo, convinciti di esserlo. Perché ti ho battuto? Sei troppo veloce. Tu davvero pensi che il mio essere più forte o più veloce sia legato soprattutto ai miei muscoli in questo posto? Credi sia aria quella che respiri ora? So che cosa cerchi di fare. Cerco di aprirti la mente, Neo, ma posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare. Non pensare di esserlo. Convinciti di esserlo. Qui Morpheus cerca di svegliare Neo. Lo costringe a vedere in se stesso il suo reale potenziale. Cerca di aprirgli la mente. Questo purtroppo penso sia un problema comune all'inizio della nostra evoluzione personale. Perché siamo pieni delle nostre convinzioni, pieni dei nostri pregiudizi, soprattutto su noi stessi. E questo ci ha fatto, per così dire, cadere sotto il colpo del giudizio altrui. E adesso non crediamo molto in ciò che siamo. Ma il cammino, o comunque questo cammino, non è per chi è titubante. Bisogna convincersi del grande potenziale che realmente possediamo e liberarsi totalmente dai condizionamenti. Neo incarna perfettamente la figura del prigioniero liberato della caverna e dunque del filosofo, come ho già accennato prima, che ha la mente molto libera e non si accontenta di ciò che gli è posto davanti. Egli dunque dovrà raggiungere questo tipo di ideale se vorrà raggiungere piena consapevolezza della realtà. La scena proposta, inoltre, mette in evidenza in particolare due tra i quattro punti principali del significato etico e morale stabiliti da Platone. Il primo punto, che ci spiega come quelle che ci imprigionano sono semplicemente catene mentali e non fisiche. È il secondo punto in cui si mette in evidenza il tema della verità. Essa infatti non ci viene incontro, ma dobbiamo incamminarci noi verso di lei. Dunque, per quanto Morpheus possa indicare la strada a Neo, sarà lui a attraversarla, dal momento che la strada verso la verità ha bisogno di un atteggiamento attivo. Ma continuiamo con la narrazione del nostro mito. Infatti, il prigioniero della caverna, una volta dunque scoperta la realtà vera e dopo aver contemplato le idee fino al vertice del bene assoluto, avrebbe difficoltà a ritornare nell'oscurità presso gli uomini incatenati. Preferirebbe patire qualsiasi sofferenza piuttosto che vivere quella miserabile vita, ma vi ritorna accettando persino insulti, disprezzi e persecuzioni pur di farsi testimone della verità. Analogamente, Neo ritorna in Matrix sentendosi investito dal compito di salvare tutti gli uomini dalla schiavitù dell'ignoranza, anche se addirittura questo comporta un rischio di morte. Tutto ciò è comunque un'allegoria della figura del filosofo, che infatti deve assumersi il diritto e il dovere di governare la città e deve prendersi cura del bene comune. Il motivo per cui il filosofo deve fare tutto questo è rappresentato, oltre che dalla voce della coscienza, dall'esempio concreto di Socrate, che ha dato la vita per la virtù e l'adempimento coraggioso della propria missione. L'ordine della città impone il dovere dell'impiego politico ai filosofi, che se si disinteressassero della polis, il governo verrebbe lasciato a gente corrotta e stolta. Proprio perciò ciascuno deve impegnarsi a vantaggio dei propri concittadini. La filosofia pertanto non deve estraniarsi dalla vita civile e politica, ma ha il dovere di prendersi cura dell'uomo e di lottare per il trionfo della giustizia nella società, anche a costo di essere fraintesa e derisa. Messa a punto questa questione, proiettiamo un pezzetto di una scena del film che gli si lega perfettamente. Sono i mentali della gente che vogliamo salvare, ma finché non le avremo salvate, queste persone faranno parte di quel sistema e questo le rende nostre nemiche. Devi capire che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata. Tanti di loro sono così assuefatti, così disperatamente dipendenti dal sistema, che combatterebbero per difenderlo. Tuttavia, la ricolleghiamo subito ad una frase espressa nel mito. Non sarebbe egli al loro oggetto di riso? E non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andar su? E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri, forse che non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani a ammazzarlo?
È chiaro dunque come i prigionieri ucciderebbero piuttosto che permettere a qualcuno di portarli all'esterno della caverna. Lotterebbero per poter restare all'interno di essa, perché è l'unico mondo che conoscono, quello dove si sentono veramente sicuri. Anche Neo dovrà affrontare questa difficoltà, perché effettivamente, come si possono convincere tutti gli uomini che tutto ciò che toccano, gustano e vedono è solo un'illusione costruita? E se anche ne fossero convinti, vi rinuncerebbero? Schiffer è il personaggio del film che più ricalca questo dubbio. Anche messo di fronte alla realtà, egli non è disposto ad abbandonare tutto ciò che Matrix gli assicura. Preferisce, infatti, di gran lunga la tranquillità della prigionia. Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene. Spesso la verità fa paura e non tutti gli uomini hanno il coraggio, la costanza, l'interesse di accettarla. E invece chi la proclama magari rischia pure di fare una brutta fine. E il traditore del film, Schiffer, che svela persino anche i piani delle intelligenze artificiali, fa parte, comunque rappresenta un po' questa umanità abbastanza pigra, timorosa, legata alle proprie sicurezze, ostile dunque alla verità. Per lui è infatti meglio restare ignoranti piuttosto che conoscere verità che potrebbero stravolgere radicalmente la nostra vita. Perché, così come dice anche lui stesso, se l'ignoranza è un bene, non c'è salvezza al di fuori del sistema. Pensandoci, talvolta non è poi così facile scegliere tra le comodità di un mondo illusorio e gli stenti un po' così di una vita autentica. Ma sinceramente, personalmente, preferisco di gran lunga vivere quest'ultima, semplicemente perché la vita deve essere anche tumultuosa, affrontando le difficoltà e i problemi che possono presentarsi senza tirarsi indietro, perché è così che secondo me veramente possiamo crescere. Le esperienze negative talvolta ci lasciano delle ferite, da cui ne usciamo vittoriosi, avendo imparato davvero tante cose. Preferisco quindi, come si suol dire, vivere la vita per la vita stessa, ossia vivere la vita sotto ogni punto di vista, positivo o negativo che sia, con i suoi alti e bassi e con le sue mille sfaccettature. Vivere quindi, l'amore, la pace, la serenità, così come vivere l'odio, il rimpianto, il dolore, la morte, e chi più ne ha più ne metta. Quindi a mio parere è inutile vivere all'interno di un mondo fittizio, con una vita magari già programmata, dove l'uomo non capirà mai il vero senso di vivere la vita, senza una propria crescita personale, senza responsabilità, senza vivere vere soddisfazioni. Quando soprattutto queste si ottengono affrontando tante difficoltà e attraverso i propri sacrifici. Quindi lo ritengo inutile semplicemente perché è da queste cose che secondo me l'uomo raggiunge la vera felicità individuale.